no, 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 voi mi volete. Voi mi volete schiattato. Voi mi volete schiattato. Voi, voi, e con voi non dico voi, voi, ma voi, Juventus, mi volete morto. Mi volete schiattato. Cioè, voi volete che io il 30 di agosto sia bello elegante e mi facciano il funerale il 31. È così che volete. Perché non è... Perché, ragazzi miei, se veramente, già solo al pensiero di il fatto che Giuntoli possa portare sia Sancho che Koopmeiners alla Juventus, ribadisco, portare sia Sancho che Koopmeiners alla Juventus mi fa venire il brividino. Solo il pensiero, immaginate cosa potrebbe succedere se veramente dovessero arrivare entrambi. E attenzione, tu mi dici, stai svalvolando? No, no, non sto svalvolando, state tranquilli, è tutto... Pensavo anch'io di aver letto male, invece no, mannaggia la miseria, Giuntoli. Prima di parlarne, fermi, allora, io vi ricordo, allora, se vi va, commentate perché cercherò di rispondere a tutti, cercherò di rispondere a quante più persone possibile e di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E soprattutto ditemi la vostra, commentate perché sono veramente curioso di sapere appunto le vostre sensazioni soltanto a sentire queste cose, perché Dio... Allora, passo indietro. La Juventus in questa... ieri in giornata, ha chiuso per due esterni, Nico Gonzalez e Francisco Conceição, perché continuavo a dire il Papa Sergio Conceição, invece Francisco Conceição. Ha chiuso per due esterni e molti hanno detto, perfetto, adesso vuol dire che Sancho è saltato, vuol dire che Koopmeiners non si fa più. No ragazzi. Attenzione, perché non è così. Perché voi vi state dimenticando una cosa. Vi ricordate quando la Juventus, a parte aver venduto tutti gli esuberi, aver risparmiato i soldi dell'ingaggio dei vari Rugani, aver risparmiato i soldi dell'ingaggio di Rabiot, Alessandro, adesso è uscito anche Miretti, sono usciti tanti giocatori, probabilmente uscirà Kostic, è uscito Ken, è uscito Szczęsny, è uscito... cioè, sono usciti diversi giocatori. E la Juventus, da quelli soldi, ha iniziato a raccimolarli, poi ci sono anche le cessioni, sulle così. Da lì, il gruzzoletto è diventato sempre più alto, che la Juventus lo ha in gran parte dedicato quasi tutto a Koopmeiners, che probabilmente arriverà, e l'altra parte la stava totalmente dedicando a Todibo. Però con la trattativa saltata di Todibo, i soldi che tu avresti speso lì, adesso li puoi andare a reinvestire dall'altra parte in maniera migliore, e andando a prendere in difesa un profilo che comunque, nonostante tutto, io ve lo dico, state attenti a Kalulu. Appunto un profilo come Kalulu, perciò vi ribadisco, Kalulu state attenti, perché per me con Thiago Motta potrebbe fare veramente bene. Siete ancora in tempo di salire sul carro. Così, lo buttiamo, apriamo il carro Pierrino Kalulu. Capito? Quindi, i soldi che tu hai risparmiato là, li vai a mettere là davanti. E tu così riesci ad andare a prendere 10 milioni di prestito per Conceição. Poi ci sono una gran parte dei soldi che tu vai a dare per Nico Gonzalez, e poi, poi c'è il gruzzolo per Koopmeiners, e alla fine c'è l'incognita Sancho. Ma possono arrivare tutti e due? Sì, certo che possono arrivare tutti e due, tutto è possibile, ma ci sono due condizioni secondo me totalmente separate, perché Koopmeiners arriverebbe a titolo definitivo, perché si sa, l'Atalanta non dà in prestito e la Juventus dà i 60 milioni, 59-60 milioni che vuole l'Atalanta e glieli dà. Ma su Sancho invece c'è da fare un ragionamento ben diverso. Su Jadon Sancho, Sancho Panzo, come diceva Guccini, fra parentesi, così per dire, un riferimento culturale a cazzo. Perché in quel caso, per Sancho, l'operazione sarebbe diversa, perché la Juventus andrebbe a prendere solo in prestito. E sicuramente per una gran parte del prestito, o meglio, magari fa un prestito biennale, prestito singolo, non il prestito annuale, non lo so, però sicuramente il Manchester United dovrà contribuire al pagamento dello stipendio di Sancho, ma è scontato,
è logica come cosa, magari un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, un prestito che un biennale, che cavolo ne so, con obbligo diritto di con obbligo di riscatto, scusate, non so parlare a determinate condizioni. Può essere tutto. Però sicuramente la grande differenza sta che tu per Kopmeiner i soldi li vai a mettere quest'anno, li scrivi a bilancio quest'anno, mentre invece quelli di Sancho li andresti a scrivere più avanti a bilancio. Capito? Cioè, non li spendi adesso, li spenderai l'anno prossimo, per farti capire, no? Perché è una cessione definitiva. Questo è. Sarei contento, alla faccia del Kaiser direi, ma ovviamente sarei contento. Chi non sarebbe contento di vedere sia Sancho che Koopmeiners alla Juve? Perché tu avresti una tre quarti dopo, di tutto rispetto, con i controcazzi, l'ho detto anche ieri, con i controcazzi. Con i controcazzi e voglio vedere tutti quelli che criticavano Giuntoli quando è saltato Todibò. Voglio vedere tutti quelli che criticavano Giuntoli. Se dovesse succedere, naturalmente. Io ho sempre detto, le valutazioni del mercato le faccio sempre a fine mercato, perché non puoi sapere quello che succede. Perché avete visto oggi, in 2 ore abbiamo preso due esterni. Prima eravamo nella merda e adesso due esterni sono arrivati. Quindi nel mercato può sempre succedere di tutto, come dice il buon Romeo Gresti, le vie del mercato sono infinite. Colpi saltati all'ultimo. Schick aveva già fatto le visite mediche e poi è saltato. Via via Nicola Sciarpa, vi ricordate la Sciarpa del Milan, se non sbaglio, poi è andato all'Inter. Può succedere di tutto nel calciomercato, quindi calma. Aspettiamo il 30 giugno e dal 30 giugno valutiamo. Tornando ai due, sarei contento? Assolutamente sì. Io Sancho lo voglio dai tempi del Borussia Dortmund, quando prima ancora che andasse al Manchester United a rovinarsi. Ci ho sperato l'anno scorso in prestito gennaio, poi è andato il Borussia. È morta la lampada, mannaggia la miseria, ormai è una costante. Io ci spero sempre su Sancho, io ci spero sempre su Sancho, perché è un giocatore che... Immaginate Vlahovic che si gira dietro, si gira e alle spalle ha. E alle spalle ha. Gente come... Koopmeiners qua. Ildiz, Sancho, Conceição e Nico Gonzalez. Si gira e fa. Ha la faccia del cazzo. Si rigira e deve soltanto pensare a segnare. Vlahovic, in questo caso, deve soltanto pensare a segnare. Dovrà soltanto pensare a segnare in quel caso. Però, aia, mannaggia, la miseria, mi sono fatto male sulla scrivania. Però ragazzi, davvero, io sarei veramente contento perché la squadra sarebbe probabilmente una delle più complete, una delle più giovani, una delle più ben strutturate degli ultimi anni. E in quel caso andrebbero fatti tantissimi complimenti a Giuntoli. Perché tu avresti due top player per ogni zona della tre quarti. Due top player o probabili top player. Perché sulla destra avresti ipoteticamente Nico Gonzalez, Weah. Non lo classificherei poi nei top player, però ok, Nico Gonzalez, Weah. Con Seisao sulla tre quarti hai potenzialmente Douglas Luiz, hai Ildiz, hai anche Koopmeiners potenzialmente, e sulla sinistra c'hai Sancho, hai anche Nico Gonzalez che può giocare sulla sinistra, c'hai Cambiaso anche che può giocare tutte le parti, c'hai Mbangula che vorrò vedere che cosa sarà di Mbangula se dovessero veramente arrivare tutti questi fenomeni, anche se Motta ha detto gioca chi se lo merita, quindi può essere che se lo meriti io ancora. Però ragazzi miei, qua bisogna stare un attimino calmi, eh? Bisogna stare un attimino calmi perché io qua il 30 agosto non ci arrivo. Così non ci arrivo. Se veramente dovessero fare tutti questi due colpi, io sarei solo che contento. Sarei solo che contento. Perché sono orgoglioso di aver dato fiducia dal primo giorno a Giuntoli. Dal primo. Quando ancora si diceva che no. No, calma. Calma ragazzi miei, calma. Calma. Poi sapete la cosa che mi piace tanto, ipoteticamente, di questo calciomercato? È che ogni giocatore è funzionale. Ogni giocatore è funzionale alla squadra, al contesto. Non sono giocatori presi tanto per. Cioè, non sono le classiche figurine prese perché ne hai bisogno. Sono giocatori che hanno delle caratteristiche, delle qualità tecniche adatte al gioco che richiede Thiago Motta. Quindi... Capite anche qua il lavorone che sta facendo Giuntoli insieme a Thiago Motta e tutto lo staff? È questo quello su cui vorrei farvi soffermare.
Io volevo augurarvi una buona mattinata così, una buona mattinata così in attesa di novità su fronti di calciomercato. E niente, ragazzuoli, io vi saluto, ci vediamo presto. Iscrivetevi, ditemi la vostra e voglio sapere anche appunto le vostre sensazioni, come andrà a finire questo calciomercato. Dai, vi aspetto nei commenti. Ci vediamo presto. Ciao.